Sebbene molte persone siano davvero entusiaste di esplorare le funzionalità offerte dall'intelligenza artificiale Microsoft, alcuni rimangono critici per ovvie ragioni. I vantaggi come l'efficienza, la facilità d'uso e il risparmio di tempo sono innegabili, ma è giusto anche rispondere alle preoccupazioni delle persone più sensibili. E Microsoft lo fa tramite le sue 6 regole per una AI responsabile. Quindi scopriamole insieme. Ciao esperti, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer e bentornati su Microsoft Expert Zone Italia, il canale ufficiale dedicato a scoprire tutto sui prodotti e sui servizi Microsoft. Benvenuti in questo nuovo episodio di AI Academy, la nostra serie di video dedicati a scoprire in dettaglio l'intelligenza artificiale Microsoft. Sicuramente, se usate strumenti basati sull'intelligenza artificiale, ne conoscete e ne apprezzate i vantaggi. Ma i sondaggi ci dicono che nel 2023 il 70% delle persone sopra i 45 anni esprimeva forti insicurezze al riguardo, mentre il 60% delle persone che non l'ha mai usata pensa che possa impattare negativamente il lavoro. Fin dall'inizio Microsoft ha sviluppato le sue esperienze basate sull'intelligenza artificiale in aderenza a rigorosi principi per un AI responsabile. Questo approccio mette le persone e i loro obiettivi al centro di ogni scelta, garantendo il rispetto di valori fondamentali come l'equità, l'affidabilità e la trasparenza. Ma quali sono questi 6 principi di Microsoft per una AI responsabile? In primo luogo, l'equità, per garantire benefici uguali per tutti, mitigando i pregiudizi. L'affidabilità e la sicurezza, prioritarie dalla fase di sviluppo alla fase di test, per garantirle durante tutti i vostri usi quotidiani. La sicurezza e la privacy, per previsioni accurate e informate, così come la protezione dei vostri dati personali. L'inclusività, enfatizzata in tutte le fasi, con lo scopo di rendere l'AI il più user-friendly possibile e fornire e garantire pari opportunità per tutti. La trasparenza, offrendo una documentazione chiara dello scopo, del processo e dei limiti dei sistemi, e per aiutarvi a capire meglio le decisioni prese dall'intelligenza artificiale. Infine, viene garantita la responsabilità. Le organizzazioni aderiscono agli standard di responsabilità del settore e le persone si assumono la responsabilità dell'uso delle AI in modi legali ed etici. L'obiettivo di Microsoft è promuovere uno sviluppo delle AI che sia non solo innovativo, ma anche in linea con i valori umani fondamentali. Speriamo di avervi chiarito le idee e risposto alle vostre preoccupazioni, illustrandovi in modo chiaro e trasparente le intenzioni di Microsoft dietro ogni decisione legata alle AI. Per scoprire di più sui principi per una AI responsabile Microsoft, vi consigliamo di visitare il sito dedicato. E voi cosa ne pensate dei principi per una AI responsabile di Microsoft? Fateci sapere la vostra nei commenti in basso. Nel prossimo episodio di AI Academy scopriremo insieme come usare Copilot e formulare dei prompt efficaci per le nostre richieste, analizzando in dettaglio 4 regole poco note per sfruttarlo davvero al massimo. Quindi, se non volete perdervelo, vi consiglio di iscrivervi subito al canale, seguirci su Instagram e Facebook per restare al passo con le novità Microsoft ogni giorno, su TikTok per i nostri contenuti brevi e divertenti e su Twitch per le nostre dirette interattive. A presto, esperti! Ciao! Possiamo chiedergli ciò che ci serve con un linguaggio naturale e ottenere immediatamente una risposta, un riassunto, un'immagine o qualsiasi altro tipo di aiuto. L'intelligenza artificiale Microsoft è davvero sorprendente, ma tecnicamente come funziona? Bene, scopriamolo insieme!